Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video affronteremo passo per passo la rivoluzione del pesce rosso. Partiamo col dire che se abbiamo pesci rossi in laghetto, come è giusto che stiano, allora in quel caso potremmo anche pensare di lasciare tutto lì e sostanzialmente lasciare che gli avannotti crescano da soli. In questo caso ovviamente ne avremo di meno, cresceranno un po' più lenti, però comunque potremo lasciare fare, diciamo, ai ritmi della natura. Oppure potremmo pensare, sia che li teniamo in acquario o che li teniamo in laghetto, di farli deporre, di prelevare le uova e quindi poi di gestire gli avannotti con metodo artificiale, con vasche di allevamento, eccetera. Quindi, innanzitutto, la deposizione, sia all'esterno che all'interno, avviene nei primi mesi primaverili. Quindi, diciamo che all'interno viene un po' anticipata per via delle temperature, invece all'esterno in genere avviene verso aprile-maggio, ma può protrarsi anche per metà estate. Questo comunque dipende, ripeto, dalle temperature e da altri fattori. Tutto inizierà col periodo della frega, quindi il periodo in cui i ciprinidi andranno in frega e quindi vorranno riprodursi. Vedremo i maschi che inseguiranno una o più femmine e con la testa daranno colpetti nella parte bassa del ventre proprio per spingerla a deporre. Questi comportamenti dureranno svariati giorni fino a quando le femmine non deporranno. Ora noi possiamo chiaramente farli deporre dove vivono loro oppure prelevare uno o più soggetti che vogliamo e farli deporre in una vasca apposita. Questo ad esempio lo faccio io per far riprodurre gli shubunkin in purezza. Essendo i miei degli shubunkin di alta qualità, però comunque tenendoli in laghetto con altri pesci rossi di altre varietà, allora non voglio incrociarli e quindi prelevo la coppia che mi interessa, o un trio, quello che è, e li riproduco in purezza in una vasca. Va bene anche una vasca di 200 litri per pesci non troppo grandi. Ecco, i miei ad esempio sono degli shubunkin molto giovani, di soli 20-25 cm. Non sono enormi, gli shubunkin rispetto ai classici ho notato che diventano ancora più grandi, quindi 35 addirittura 40 cm, considerando che hanno una coda molto lunga. Esiste anche un processo artificiale per la riproduzione del pesce rosso, però in questo video non vedremo come farla, in quanto io in primis non la utilizzo mai. Comunque si tratta della spremitura a mano. Sostanzialmente si prende la femmina nel momento in cui è pronta per espellere le uova, con degli adeguati movimenti del pollice si preme sul ventre e si fanno fuori uscire le uova. Si fa lo stesso con il maschio e quindi con il suo seme e poi si uniscono in un contenitore. A quel punto poi si metteranno a dimora in una vasca con acqua pulita e aereatori. Questa tecnica viene utilizzata principalmente per alcune varietà, ad esempio la Babolai, la Celestial e altre particolarmente delicate e goffe, che nella riproduzione con metodo naturale darebbero una bassa fecondità delle uova. Detto questo, vediamo come eventualmente allestire una vasca da riproduzione. Tanta acqua, pulita, un po' più fredda di quella della vasca originale per indurre la riproduzione, degli aeratori e poi delle zone dove deporre. Potremmo usare dei mop da deposizione fatti con la lana, potremmo usare delle spazzole in plastica, insomma qualsiasi cosa che funga da zona da deposizione. Il top a mio avviso sono le spazzole, quelle per i filtraggi che si usano nei laghetti, perché sono molto frastagliate e quindi c'è parecchio spazio per le uova. Una volta deposte potremo cominciare a gestirle. Dovremo fare un cambio d'acqua alla vasca di allevamento e lo stesso dovremo farlo anche in laghetto o in acquario se hanno deposto lì. Questo perché i maschi chiaramente con il loro seme vanno a inquinare tantissimo l'acqua e potremmo avere dei picchi di ammoniaca veramente importanti, quindi è fondamentale gestire la biochimica in quel caso. Quindi, come stavo dicendo, facciamo un bel cambio d'acqua a qualsiasi vasca dove c'è stata una deposizione e a quel punto mettiamo gli aeratori nella vasca di allevamento e aspettiamo la nascita. Ci può volere qualche giorno a seconda delle temperature. Gli avannotti appena nati, che saranno molto probabilmente tantissimi perché una femmina può produrre migliaia di uova, quando nasceranno sembreranno dei minuscoli trattini, come delle virgole o come dei chiodini minuscoli, insomma molto piccoli, che saranno appesi a dove sono nati e anche ai vetri della vasca. Cominceranno a nuotare nei giorni successivi, sembreranno proprio dei piccoli chiodini che si muoveranno a scatti sulla superficie dell'acqua o anche più in basso. Andranno nutriti da questo punto in poi con naupli di Artemia salina. Quindi, come per altri pesci, lo dico sempre, il fatto che il naubrio sia di acqua salata non cambia nulla. Non è vero che è innaturale, perché all'animale, alla fine, interessa il fabbisogno nutrizionale e chimicamente è quello che importa, non il fatto che l'animale sia d'acqua salata o d'acqua dolce.
A questo punto non dovremmo fare altro che gestirli con questa tecnica, quindi con una cupola di artemia salina, con un filtro ad aria in vasca e cambi d'acqua parziali ogni giorno. All'incirca un 30% va benissimo, poi dipende da quanti avannotti avremo. Se va male ne avremo poche decine, se va bene parliamo anche di centinaia e centinaia e centinaia di avannotti. Quindi considerate anche questo discorso. L'alimentazione si protrarrà con i naupli per qualche settimana finché gli avannotti non saranno abbastanza grandi da poter mangiare altro, e mi riferisco ad esempio alle dafne. Una cosa che io ho fatto molto spesso in questi anni è già alla nascita mettere delle dafne adulte in vasca. Questo perché così loro si riproducono direttamente lì e i piccolini delle dafne, che sono molto molto piccoli, poi diventano cibo per gli avannotti non appena raggiungono una taglia adeguata. E noi ce ne accorgeremo poi quando le dafne cominceranno a sparire. A quel punto noi sapremo che loro le mangeranno. Una volta che saranno ancora più cresciuti e continueremo con i cambi d'acqua, eccetera, a quel punto potremo, oltre alle dafne, integrare anche un po' di secco. E mi riferisco a un piccolo granulato, quindi un granulato anche non estremamente proteico. Lo dovremo, se non lo troviamo già piccolino, schiacciare un po' per permettergli di mangiarlo. E loro comunque continueranno a crescere. Saremo arrivati poi, dopo un paio di mesi, che non hanno raggiunto le più disparate taglie. Questo perché, specialmente con i pesci rossi, non è facile, diciamo, standardizzare le taglie e quindi averle tutte di una dimensione. Io, dopo 2 mesi dalla nascita, ne ho alcuni rimasti molto piccoli, sui 15 mm, ed altri invece che sono arrivati anche ai 5 cm. Quindi misure molto molto diverse, ma questo è normale, non si riesce con i pesci rossi ad avere una giusta standardizzazione, proprio perché sono animali che crescono molto e anche velocemente. Per esempio, i miei, dopo un anno di vita, misurano già 15 cm. Questo perché faccio cambi d'acqua ogni settimana anche all'aperto, hanno un'alimentazione di qualità, sono ben gestiti, eccetera. Purtroppo però la norma è che i pesci rossi, se riescono a crescere, ci mettono molto più tempo o addirittura non crescono perché vengono mal gestiti. Tornando ai pesci rossi, a quel punto dovremo o dividerli in vasche di allevamento più grandi, perché non potremo tenerne troppi in quei volumi d'acqua, oppure li potremo rimettere eventualmente in laghetto o trovare un'altra sistemazione. In realtà è tutto molto semplice, è una riproduzione che non richiede nessuna cura particolare. Sostanzialmente dovremo alimentarli più volte al giorno all'inizio con i naupli di artemia salina e dovremo fare i cambi d'acqua. Non sono pesci per nulla difficili, sono abbastanza rustici, eccetera. Ci tengo però ora a dire una cosa: i pesci rossi sono animali che hanno bisogno di tanto spazio. Questo significa che probabilmente, a meno che non abbiamo un lago enorme, non potremo mai tenerli tutti. Magari il primo anno sì, ma gli altri anni con le riproduzioni no. Questo significa che chiaramente saremo costretti a darli via. Ma darli via a chi? Se va bene, li potremo dare a chi ha un lago molto grande. Nelle peggiori delle ipotesi, però, possono finire nei negozi, che poi li venderanno così piccolini, molto probabilmente a gente che li metterà nelle bocce. Quindi anche qui un occhio di riguardo e un po' di buon senso. Se non avete più spazio per tenerne altri, semplicemente evitate di riprodurli. Questo si può fare ad esempio con delle gambusie. Sono dei pesciolini molto voraci che in pratica evitano la riproduzione di qualsiasi altra cosa, proprio perché mangiano le uova e gli avannotti. Di tanto in tanto magari qualcosa si salverà, ma poca roba. Le gambusie anch'esse sono molto riproduttive, però si autoregolano, quindi non avremo problemi di sovrappopolazione. Oppure, ad esempio, evitiamo di riprodurli in vasca d'allevamento e crescerne chissà quanti se poi non sappiamo dove metterli. Quindi un po' di buon senso sotto questo punto di vista. A questo punto spero di aver detto tutto. È una riproduzione abbastanza semplice, richiede semplicemente spazio. Come sempre vi ricordo che ho il profilo Instagram dove metto storie, post, eccetera. Come sempre vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti.